nuovo video. Oggi siamo qua per fare un altro video un pochino parlucchiato, sarà una cosa un po' di riflessione, una cosa alla quale ci ho pensato ultimamente e voglio parlare di questa cosa, sì, sono professional come al solito. Niente, quindi volevo dirvi che se volete seguirmi su Instagram, dove sono un po' più attiva rispetto a YouTube, e se avete bisogno, cioè se avete bisogno di consigli, se avete voglia che io faccia un video in particolare, potete scrivermi. E infatti da quando l'ho detto l'ultima volta ci sono già state due ragazze che mi hanno scritto in privato su Instagram su alcuni video che vorrebbero fare. Questa cosa mi fa molto piacere, grazie mille. Giustamente cercherò di fare i video in più fretta possibile. Quindi niente, iniziamo questo video. Oggi voglio parlarvi un po' dell'era del thrifting. Ho deciso di parlare di questa cosa per due motivi, che giustamente vedrete nel video. Perché ultimamente YouTube mi fa vedere un sacco di video, che giustamente sono video comunque a quali sono interessata, però io ultimamente sto guardando un sacco di cose random su YouTube, ma veramente random, tanto che la mia timeline è tutta sfasata. Quindi, perché ho deciso di fare questo video? Ho deciso di parlare un attimo dell'era del thrifting, che sarebbe un po' questa cosa che ultimamente, almeno negli ultimi due anni, è scoppiata un po' questa grandissima moda, perché si può definire moda, di comprare usato. E non sto parlando, non mi riferisco ovviamente a persone che sono nel zero waste o persone che sono interessate alla moda sostenibile, mi riferisco a tutte quelle influencer, quindi per iniziare il mio primissimo punto di questo video, a tutte quelle influencer che fanno questi video dove fanno haul di vestiti, cioè comprano un miliardo di cose nei negozi dell'usato per farle vedere in video ed effettivamente dopo io quei vestiti non li ho più visti, non li ho più visti indossati da loro, tranne per qualche foto, giusto per dire, pubblicato un nuovo video con le cose usate che ho comprato, quindi qual è il mio problema effettivamente? Perché tu, cioè magari voi pensate, sì, ma Doina, devi essere contenta, c'è gente che non dà i propri soldi alle catene fast fashion, va a comprare usato, quindi clap clap clap, no, perché queste sono proprio il tipo di influencer che invece sborsano un sacco di soldi, beh oddio sborsano, secondo me sono proprio i brand che inviano loro i vestiti, di tantissimi brand fast fashion, tra cui anche quelle stronzate tipo Shane, Wish, AliExpress, ma soprattutto Shane, c'è gente che collabora con Shane, oh mio dio, vabbè, e oltre a questo vanno pure a prendere dei vestiti nei negozi dell'usato dei quali effettivamente loro non hanno bisogno, perché sì, io sono molto felice se qualcuno fa dei video se qualcuno fa dei video riguardo al thrifting, quindi all'andare a comprare usato, a far vedere tipo come comprare usato, dove andare per comprare usato, ma che sia coerente anche col proprio canale, perché un canale che si basa già tutto su moda, fashion, tutte queste robe qua, di principio io non lo considero un canale sostenibile, nel senso che una persona che fa vedere milioni di make-up, milioni di haul di vestiti, milioni di cose, per me non è una persona proprio zero waster, ecco. Tutto ciò non per dire che schifo queste persone, perché ognuno può fare quello che vuole nella sua vita, non tutti siamo obbligati a fare scelte sostenibili, però nel senso che questa cosa del thrifting mi colpisce un pochino di più, proprio per il fatto che quello che a me dà fastidio è il fatto che loro parlano del thrifting come per dire, ah, se vuoi essere fashion ma spendere poco, andate nel negozio dell'usato, yeah! Però effettivamente non è che danno un messaggio positivo, stanno comunque amplificando il consumismo, stanno comunque dicendo andate a comprare cose. Questo è il messaggio che io non vorrei che arrivasse, nemmeno io non vorrei dare questo messaggio quando magari faccio vedere i miei vestiti dell'usato o quando magari faccio vedere il mio guardaroba. Questo non è il messaggio che voglio dare per dirvi andate a spendere tutti i vostri soldi nel negozio dell'usato. No, perché una parte della vita sostenibile o comunque una vita, cioè del zero waste, è il consumare meno. Quindi va bene andare nei negozi dell'usato, dare i soldi piuttosto ai negozi dell'usato rispetto a darle alle catene fast fashion o comunque anche ai negozi etici, per carità. Però allo stesso tempo non è per dire
questi 500 euro che avresti dato a H&M vai a spenderli di nuovo in vestiti, ma in negozi. Cioè, lo shopping etico significa anche consumare appunto di meno, quindi comprare le cose necessarie, cose di cui si hanno effettivamente bisogno. Io adesso non starò a dirvi che il mio guardaroba c'ha un paio di pantaloni e una gonna, quindi io sono felice così. Ovvio che ho più capi dello stesso tipo, ovvio che c'ho un guardaroba anche fin troppo, cioè c'ho fin troppi vestiti di quelli che effettivamente uso, e quindi non starò qua a dire che sono super minimal, perché non lo sono. Però allo stesso tempo tutti questi video che io vedo in giro sono sempre fatti da influencer che purtroppo promuovono il consumismo, non promuovono niente di positivo. Non ho visto una persona, una di quelle che ho visto, che non fossero appunto video di gente che si occupa di zero waste, che si occupa di moda sostenibile, che dicessero le cose positive del thrifting, a parte il costo. Non c'era neanche una che dicesse: guardate che a parte il costo, che vi costerà di meno, perché giustamente andare nei negozi dell'usato vi costerà molto meno se si sa dove andare, se ci si accontenta anche di certe cose, e dopo ci ritorno su questo discorso. Però manco una che dicesse: il thrifting va bene per il nostro pianeta, per non comprare più da queste catene, per appunto farvi spendere meno, cioè, nel senso, non c'era un solo video che io abbia visto che desse effettivamente questi consigli, perché tu puoi benissimo dire: ah, andiamo a fare shopping dal thrifting perché uhuhu, che figata, ok, va bene, però allo stesso tempo almeno toccare questo argomento del fatto del perché effettivamente il thrifting sia diventato così popolare ultimamente. È diventato popolare non perché gli influencer hanno deciso che figate le cose usate, sono diventate popolari perché è anche diventato per sta cosa che tanta gente ha boicottato le catene fast fashion. Quindi boicottando queste catene la gente ha iniziato a parlare molto di più di comprare usato o di comprare etico, e però purtroppo gente che basa il proprio canale e i propri video su consumismo ovviamente profiteranno di questa tendenza, perché è una tendenza, cioè anche il zero waste può essere considerato una tendenza. Perché magari adesso molti di più ne parlano, quindi tanta gente fa video zero waste ma senza effettivamente seguire quello stile di vita, solo perché è tendenza. Mi dispiace dire che il zero waste sia diventata moda, o che la moda o che il thrifting sia diventato moda, ma purtroppo è diventata così perché la gente ha iniziato a parlarne in modo seriamente. Poi ci sono state quelle persone che hanno voluto semplicemente fare views, semplicemente dire cose a random, completamente cose di cui non sanno nulla, pur di fare views, perché giustamente una persona che inizia a informarsi sulle cose dell'usato, sul zero waste, andrà a cercare zero waste su YouTube e troverà video magari anche di gente incompetente, semplicemente perché hanno tanti, tanti followers. Quindi niente, questa è la prima parte della quale voglio parlare, del fatto che appunto la cosa che a me dà fastidio, non mi dà fastidio che la gente compri usato, anzi ne sono molto molto felice, però mi dà fastidio che venga, cioè che i video più famosi che io ho visto riguardo al thrifting sia stato veramente di gente che non segue uno stile di vita che sia: ah, compro cose dell'usato perché effettivamente me ne frega qualcosa del pianeta. Spero mi sia spiegata. Un'altra cosa della quale voglio parlare riguarda proprio i negozi stessi. Allora, voglio parlarvi di una cosa. Questo non è per andare contro i negozi dell'usato, ma è per capire un po' anche i double standards in questo caso. Cioè, prima i negozi dell'usato erano dei negozi dove c'era tutto ammollato insieme, cose, la gente donava i propri vestiti, anche adesso tuttora ci sono queste grandi catene. Io per prima ho fatto un video, una cosa come 3 anni fa, dove andavo, vi facevo vedere un thrift store qua in Canada, che è una grande catena, che hanno dei negozi enormi, dove vendono di tutto, vi giuro, di tutto. Quei negozi sono bellissimi, perché giustamente tutto quello che c'è dentro costa poco, e tutte quelle cose sono cose che la gente dona. Alle volte loro hanno così tante donazioni che tantissime cose non arrivano neanche a stare sullo scaffale, perché tanta gente decide di donare, di fare una cosa buona e di donare il tutto, solo che loro non fanno scelta, cioè non scelgono le cose effettivamente messe bene e le cose messe male. Invece ci sono dei negozi un po' più piccoli che sono molto più pignoli, mettiamola così, nelle loro scelte. Poi ci sono i negozi vintage che sono un'altra storia, perché sono comunque cose
usate, però sono vintage, quindi degli anni 90, anni 70, anni 50. Io per esempio ho un paio di pantaloni degli anni 60, se non mi sbaglio, che non direte mai che sono degli anni 60 perché sono in uno stato perfetto, ma la qualità delle cose vintage è tutt'altra storia. Però adesso non parliamo delle cose vintage, perché sì, il vintage ha comunque un costo più elevato rispetto alle cose usate semplicemente. Quindi, da quando è partita un po' anche questa mania dell'usato, ci sono tante cose che hanno un costo più esagerato di quel che effettivamente dovrebbe essere. Non sto dicendo che tutto l'usato dovrebbe costare poco, perché dipende sempre da cosa effettivamente stai vendendo, perché se uno mi vende uno Chanel, ovvio che non potrà mai venderlo al prezzo originale, ma non potrà neanche venderlo a 3 euro. Ecco, questo giusto specificare, perché ci sono delle cose di high-end che sappiamo benissimo che tante cose di brand di lusso, tante volte anche il nome, non è tanto la qualità, perché... la qualità di brand di lusso non si allontana dalle cose H&M, perché le fabbriche, sempre quelle. Vabbè, ma questi sono altri discorsi. Quindi, a meno che non siano cose vintage, perché le cose Chanel vintage erano tutta un'altra cosa. Ma giusto per fare una parentesi, che non c'entra. Sì, che c'entra in realtà, ma vabbè. E, quindi, quello che ho notato io ultimamente è il fatto che questi negozietti un po' più piccoli, ok, fanno una scelta... più pignoletta, quindi scelgono delle cose più di qualità, questo è verissimo, però alcune volte il prezzo è un pochino troppo alto per le cose che vendono. Per esempio, è successo una volta che io ho portato dei miei vestiti a un negozietto dell'usato per venderli a loro, perché potevi fare questa cosa, loro ti analizzano i prodotti che tu porti e a seconda del valore che hanno ti danno un tot di soldi o ti danno una gift card del negozio. Quello che è successo, che mi ha fatto ridere e mi ha fatto pensare molto, è il fatto che io avevo portato dei pantaloni, delle borse, un paio di scarpe, non mi ricordo ancora cosa, avevo portato questa gonna, era una gonna molto bella, una gonna semplicissima bianca, sapete, tipo il jeans, non era vero jeans, era tipo quel jeans bianco, vabbè, ci siamo capiti, con i bottoni davanti, una gonna che andavo a tantissimo, tipo 2 anni fa, credo, che io non portavo più perché c'ho la panza. E il bianco non è che sia proprio la cosa più flattering che esiste per qualcuno con la panza, ecco, vabbè. E mi ricordo che io con la gonna l'avevo pagata una cosa come 15 euro, sì, era in sconto se non mi sbaglio, ma l'avevo comunque pagata 15 euro, non l'avevo pagata più di tanto. Alla fine di tutto, giustamente, non mi hanno offerto chissà quanti soldi, io ho preso la gift card in modo da comprare se per caso mi piaceva qualcosa nel negozio. Infatti mi sono comprata un blazer di Ralph Lauren, ecco, bellissimo, vabbè, dettagli. Quello che mi ha fatto ridere è che effettivamente io dopo, quando loro mi hanno riportato le cose dicendo abbiamo scelto questi vestiti, questi invece no, avevo visto l'etichetta su quella gonna bianca e l'etichetta diceva 20 dollari. E io tipo ho detto, minchia, 20 dollari. Quindi questa cosa mi ha fatto pensare perché effettivamente quella gonna non valeva 20 dollari, nel senso, non era un brand famoso, non era un brand costoso, non era neanche H&M, ovviamente, però comunque non era 20 dollari, nel senso che era comunque una cosa usata. Guardate, io l'ho messa 2 volte con la gonna, quindi era come nuova, però a prescindere, mi ha fatto ridere come effettivamente... loro la vendessero a un prezzo del genere. Non so secondo quali criteri loro mettano questi prezzi, però questa cosa mi ha fatto pensare al fatto che, secondo me, visto che adesso il thrifting va tantissimo, quindi tanta gente vuole comprare usato, tanta gente vuole passare alla moda sostenibile, quindi passare a comprare usato invece di sostenere le grandi catene, certe cose ti vengono comunque a costare tantino, perché il principio dell'usato è che dovrebbe costare meno, perché sono cose usate. Io per prima, quando ho provato a vendere delle cose, sì, è vero, quel paio di pantaloni l'ho pagato 50 dollari, che ne so, però comunque li ho portati, ok, che sono tenuti bene, ma sono comunque una cosa usata. Però tanta gente sta approfittando tantissimo di questa cosa, che siccome è usato, la gente sarà disposta comunque a pagare quei soldi, perché è usata, quindi stanno facendo del bene a non sostenere una catena grande, ma stanno sostenendo un piccolo negozietto locale. Io per prima sono felicissima di dare i miei soldi al mio negozietto locale piuttosto che darli a H&M, però allo stesso tempo alcune cose le ho strapagate. Questa cosa ci ho pensato col tempo, dopo, analizzando effettivamente i miei vestiti, dicendo sul momento questi pantaloncini per me li valeva quei 30 dollari, perché sono bellissimi,
che ne so, sono in buone condizioni, sono un buon materiale, bla bla bla, però allo stesso tempo comunque erano una cosa usata. So benissimo che un negozietto piccolo che fa più, che sceglie di più i propri prodotti non venderà allo stesso modo come una grandissima catena, come quello che vi dicevo prima, che c'è di tutto, le cose costano da un dollaro a 10 dollari, quindi la gente magari comprerà più robe, perché magari siccome costa un poco, allora comprano di più, e magari appunto essendo anche gente magari che non si può permettere milioni di vestiti all'anno, può permettersi un po' più di magliette del negozio dell'usato. Quindi anche questa cosa l'ho anche notata su Depop. Io avevo iniziato a usare Depop solo qualche mese fa, quando stavo cercando una cosa molto specifica, perché io quando cerco delle cose dell'usato non le cerco a caso, cerco perché effettivamente voglio una cosa specifica e voglio quella cosa. Però anche su Depop tante volte ho notato che certe cose sono veramente come si dice? Sono costose. Secondo me i valori che danno a certe cose non li valgono. Perché per esempio, non lo so, avevo visto un vestito che mi piaceva tanto, che era di Forever 21. Non era un grandissimo brand, cioè è fast fashion, è comunque fast fashion, che comunque lo vendevano a boh, 25 dollari con 10 dollari di spedizione, che tu dici, vabbè dai, 35 dollari, niente di che, perché c'è anche la spedizione, eccetera, eccetera. Ma quando ci pensi, quel vestito non li vale più di 25 dollari ed è stato magari pure usato, tu non puoi essere sicuro di in che condizioni sia quel vestito, soprattutto su Depop perché lo compri online, mentre quando sei in negozio lo puoi guardare di più, puoi vedere se c'ha dei difetti o meno, quando compri online è molto diverso. Quindi certe cose, da quando ho iniziato il Zero Waste, da quando ho iniziato appunto ad andare in negozi dell'usato, all'inizio ero così excited della cosa che ho strapagato certe cose e adesso me ne accorgo facendo anche ordini nel mio armadio, ho detto minchia, questa cosa l'ho pagata proprio un pochino troppo ora che ci penso. Però giustamente non mi dispiace perché tante cose che ho pagato tanto sono state anche cose vintage delle quali non mi pento assolutamente perché è tutta un'altra qualità. Però certe cose che ho comprato, che magari erano di brand fast fashion, e magari le ho anche un pochino strapagate, ci penso un attimo e dico, ma perché? Cosa avevo nella testa in quel momento? Questo vestito non vale più di 8 dollari, no? Quando sono andata invece nel negozio, quello grande, che c'ha di tutto di più, se hai pazienza trovi anche cose molto belle, in condizioni pazzesche, solo che devi cercare. Ecco perché secondo me, quei negozi, cioè, quei negozi hanno successo solo con la gente paziente. Io che non sono paziente, non ho voglia di cercare tra mille maglioni, mille cose, perché tante volte tutte le cose sono un po' in giro, perse in giro, quindi tu non hai tempo di andare a controllare ogni scaffale. Cosa che invece nei negozietti piccoli è tutto messo meglio, mettono a posto subito, quindi i prodotti che hanno sono là. Quindi cos'è che volevo dire con questa cosa? Non sto dicendo adesso basta, che schifo i negozi dell'usato che ti fanno strappagare le cose perché non è quello il punto. Il punto è che secondo me se è arrivata una cosa del quindi effettivamente se è arrivata una cosa del genere del comunque far pagare anche un pochino di più di quel che effettivamente vale quel prodotto, proprio perché c'è più questa moda, c'è più questa cosa del c'è comunque un consumismo dietro anche qua, non c'è. È molto ipocrita da dire che le cose usate non hanno niente a che fare col sistema capitalistico. Semplicemente c'è ovvio che c'è meno gente che anche compra usato, quindi quando c'è meno gente che compra usato, ovvio che non avrai mai gli stessi soldi che ti entrano come entrano H&M, questo poco ma sicuro, quindi loro devono pur sempre guadagnare perché devono pagare un negozio, devono pagare i dipendenti. E va bene così, solo che tante volte certe cose, cioè soprattutto le cose di fast fashion, a mio parere, in questi negozi qua un po' più sciccosi, chiamiamoli così, sono troppo, cioè un pochino too much, cioè dai. Io per prima, una delle primissime cose che ho comprato dell'usato è stato un vestito di Zara, quindi stiamo parlando di un vestito di Zara, non stiamo parlando di una cosa in cotone biologico, stiamo parlando di una cosa comunque fast fashion, che è bellissima, tutto quel che vuoi, e l'avevo comunque pagato una cosa come 30 dollari. 30 dollari, ora che ci penso, sono tanti per un vestito di Zara. E quindi non mi dispiace pagare
quei soldi per una cosa, per esempio, vintage. Però trattato dalla professione di Zara, ora che ci penso, ho detto, fate un acquisto proprio del cacchio. Quindi, tutto ciò per dire, scusate i miei pensieri sparsi, senza una logica, però tutto ciò per dire che anche nell'usato cerchiamo di essere un po' più ragionevoli quando compriamo le cose, perché anche sul buttarsi sulle cose perché costano poco non ha senso, perché comunque comprare tante cose di cui non si ha bisogno è un po' inutile, perché se non avete bisogno di una cosa solo perché costa $2, cioè, non serve comprarla. Io per esempio all'inizio andavo in negozio usato e dicevo oddio questa cosa costa poco, quindi che ficata, però allo stesso tempo cioè, non mi servivano quelle cose. Quindi col tempo, perché giustamente anche là devi un attimo diventare cosciente delle cose che fai, col tempo ho iniziato a valutare molto di più le cose che compro, quindi se effettivamente ne avevo bisogno, se mi serviva, se il prezzo valeva effettivamente, perché bisogna anche guardare quello. Però la cosa principale è se effettivamente ne hai bisogno, perché non serve accumulare cose solo perché costano poco, perché magari un giorno arriverai e dirai sì, però io queste cose non le uso più, quindi finiranno o finiranno di nuovo nella spazzatura o non saprete cosa farvene e si accumulerà roba, quindi non ha molto senso. Quindi niente, cosa volevo dire con questo video di tipo 50 minuti? Volevo dirvi di appunto essere coscienti anche in ciò che comprate, anche se usato. Ovvio che l'usato, io per prima sono una grandissima sostenitrice dell'usato, l'usato avrà sempre più valore, cioè nel senso sarà sempre la scelta migliore in assoluto rispetto a dare i soldi alle multinazionali, alle fast fashion, tutte quelle robe là, sempre e comunque. Poi ovviamente se siete dei acquistatori compulsivi e non ce la fate a non fare shopping, ovviamente sì, buttatevi vi prego sull'usato, che è sempre meglio. Niente, io chiudo questo video, che non so se avrà un senso alla fine di tutto ciò, spero che ci siamo capiti. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!